Signori, mi mancava da troppo tempo il trono. Quindi, video dal cesso perché dobbiamo parlare di una cosa molto importante. Sì, perché, per prima cosa però mi raccomando, iscrivetevi al canale gratis, gruppo Telegram in descrizione, anche quello è gratis. Poi, se volete sostenere il canale, vi potete abbonare da 99 centesimi. Detto questo, partiamo subito. Neapolis, perché devi fare un video dal cesso? Che necessità c'è di fare un video nel cesso? Allora, premessa, sarà un video breve, non sarà un video di 8, 10, 15 minuti, sarà un video breve, no, perché poi mi devo fare la doccia. Allora, signori miei, vi ho parlato quest'oggi pomeriggio di Meret. Vi ho parlato quest'oggi pomeriggio di Meret proprio perché Radio CRC, la radio ufficiale del Napoli, aveva detto, testuali parole, non lo dico io, che Antonio Conte starebbe pensando di cedere Meret perché non gli piace come costruisce il gioco dal basso. Questa notizia poi è stata riportata da Repubblica, ma Repubblica l'ha cacciata prima di Radio CRC, quindi questa mattina e non quest'oggi pomeriggio. Io faccio uscire il video tutto tranquillo perché dico, io, questa è una notizia clamorosa di calciomercato, è uno scoop davvero da dare. Perché se finalmente qualcuno, un allenatore, si è svegliato e dice: io sono 6 anni che Meret sta a Napoli, in un anno e basta, l'anno dello scudetto ha fatto bene, poi quegli altri anni, se gli altri allenatori gli hanno preferito altri portieri come David Ospina, qualcosa significherà, no? Vabbè. Però, a parte questo, e tutti quanti abbiamo riportato, tanti tifosi napoletani hanno riportato questa notizia. Quest'oggi pomeriggio, verso intorno alle 5 e mezzo, 6, oggi sono a casa, abbiamo cambiato il turno di lavoro, ma facciamo 12 giorni non stop senza giorno di festa perché siamo una settimana di Ferragosto e quindi portare i video a questo orario è complicato, quindi poi ci aggiorneremo sui vari orari, di sicuro usciranno 2 video al giorno, vediamo con le notizie, ma siccome ci sono tante notizie di calciomercato, è giusto farle uscire tutte queste notizie. Poi questa sera, se ci sono ulteriori aggiornamenti, uscirà un video intorno alle 11, non vi preoccupate. Detto questo, allora intanto mi metto comodo, vedete? Tranquilli. Iniziamo a tirare lo sciacquone per la prima stronzata che ha detto Radio CRC. Eccolo qui, la prima sciacquata è andata. Allora, quest'oggi pomeriggio poi Radio CRC è uscita con un comunicato dicendo: non abbiamo mai detto che Meret è in discussione, Meret rimane solido sulla sua posizione, ovvero il primo portiere del Napoli, Conte non lo ha mai messo in dubbio. Vabbè, ma se tu sei la radio ufficiale, e vi ricordo ufficiale del Napoli, e tu mi riporti la notizia di un giocatore che sta per essere ceduto, oppure è in prossimità di essere ceduto come Meret, io la notizia te la porto, perché è una notizia importantissima secondo me, no? E vabbè, è uscito questo comunicato e va benissimo. Salvo poi, dopo circa 40 minuti da questa incredibile affermazione di Radio CRC, uscire un aggiornamento di calciomercato proprio da Radio CRC. Indovinate per quale giocatore è stato fatto questo articolo? Meretta. Meretta. Questo comunicato, seconda sciacquata per Radio CRC, questo comunicato, ragazzi, parlava addirittura di una possibile cessione di Meret alla Fiorentina. Intorno ai 12-15 milioni questa trattativa dovrebbe essere. Scusami un attimo, amico bello. Ma com'è? Tu prima dici: Meret non è in vendita, sono solo stronzate. E dopo 40 minuti mi fai uscire l'articolo. Dopo 40 minuti mi fai uscire l'articolo dicendo: e ragazzi, però c'è la Fiorentina su Alex Meret, quindi il giocatore potrebbe andare via. E allora mi stai prendendo per il culo, Radio CRC. Dove sta la verità? La verità dove sta? Perché ci dovete prendere per il culo a noi tifosi? Se dopo 40 minuti dici che Meret potrebbe andare alla Fiorentina perché Napoli sta pensando ad altri portieri, allora ti sputtani da solo a questo punto. A questo punto mi stai dicendo: oh, era meglio se non facevo uscire il comunicato perché c'è veramente una trattativa per Meret che potrebbe andare via da Napoli.
allora io a quel punto dico, voglio, ma visto veramente sono strunzo. Ma sono strunzo o fanno veramente strunzo? Cioè, perché è una cosa che io non concepisco, voglio. Che poi una radio ufficiale, no? Una radio ufficiale come quella del Napoli, a parte che meno male ci hanno messo Carmine Martino a fare la radiocronaca, per l'amor di Dio, meno male. Con Chiariello che non si può sentire, voglio almeno fare il commento tecnico. Chiariello che diverso tempo fa diceva che Conte era un coglione, mo è lì che gli sta leccando il buchetto del così, del culetto, per farvi capire, no? Questo è il livello del giornalismo napoletano. Quando io vi dico che il giornalismo napoletano fa schifo, quello sportivo per l'amor di Dio, ci mette pure in mezzo Raffaele Auremma, Carlo Albino e tutta questa gente. E io trovo assurdo, no? Questa cosa di Radio CRC con me, tu sei la radio ufficiale, prima mi dai una notizia, poi me la smentisci, però poi mi dai la notizia che Meretti potrebbe andare alla Fiorentina, e allora si strunzo. Scusate, ma questo video si doveva fare per forza d'accesso per le stronzate che stanno dicendo attualmente Radio CRC e tutti quelli che gli stanno andando dietro, naturalmente. Non ho dietro nel senso che facendo i video. I giornalisti che prima danno le notizie a Radio CRC e poi danno le smentite con questi giornalisti. Vabbè. Comunque, questo era il video di oggi. Ve l'ho detto che usciva un altro video quest'oggi. E poi, naturalmente, essendo a casa dal lavoro, devo fare anche congiungere gli orari. Uno sta a casa, sta un po' con la famiglia e via discorrendo. Comunque, io voglio sapere la vostra ora, perché se si parla veramente di Meretta alla Fiorentina, significa che questa radio ufficiale che noi abbiamo, Radio CRC, non è che sia tutto questo, è questa cosa, professionalità. Comunque, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, sempre e comunque Forza Napoli. Ciao, io!